Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua sul canale di Sackfaces. Siamo con la quarta storia horror. Iscriviti al canale, mettete un bel mi piace. Chi bussa a quella porta? Mi chiamo Nick. Mia sorella Emma è morta in un incidente l'altro giorno. Un camion l'ha fatta andare fuori strada. E come potete vedere, l'auto fu distrutta. Lei fu morta sul colpo nell'incidente. Sono tornato appena a casa dal lavoro e le notti che seguirono ora stavano per cambiare la mia vita per sempre. Ero stanco e quindi decisi di andare a letto a dormire. Domani mi aspettava una lunga faticassa al magazzino. All'improvviso, la sveglia segnò le 3:44 di notte. Mi svegliai di colpo perché è impossibile, io l'ho impostata per le 6 per andare a lavorare. Tutto un tratto squillò il telefono all'improvviso. Pronto? Risposi pronto, ma nessuno mi rispose. Pronto? Insistì, ma non furono, si furono più risposte. La seconda notte fu ancora più peggiore della prima. Tornai a casa, stanco anche questa volta, cercando di dormire. Impostai la sveglia per le 6 di nuovo. Non so come, ma la sveglia impostai di nuovo. Alle 3:44 mi svegliai. Era come se quell'orario si fosse impostato da solo di nuovo. Avevo paura che il telefono squillò un'altra volta, ma invece non fu così. Accadde qualcosa di peggio. Sentii bussare alla porta dell'entrata principale. 3 volte. Scesi giù e mi avvicinai alla porta d'ingresso. L'aprii, ma non si fu nessuno. Chiesi: c'è qualcuno? Ma nessuno mi rispose. La notte 3 fu un vero e proprio incubo. Tornai di nuovo a casa da lavoro, mi siedi a letto. Scollegai il telefono per evitare che squillasse. E la sveglia la impostai di nuovo alle 6. La porta controllai prima che sia tutto chiuso a chiave. Magari erano dei ladri che stavano cercando di entrare per rubarmi qualcosa. Alle 3:44 la sveglia squillò. No, non è possibile, c'è qualcosa che non va allora. Forse la sveglia è difettosa. Ma ci sono troppe coincidenze strane: il telefono che squilla e la porta che bussano a quell'orario. È come se qualcuno stesse cercando di spaventarmi per non farmi andare a lavoro. Qualche collega invidioso, forse, visto che io sono a un livello più grande di loro, al lavoro. Il telefono squillò. Cosa? Non è possibile. Io avevo scollegato i fili. Risposi, e una voce inquietante mi disse: vai alla porta, ti sto aspettando. Avevo una paura tremenda a scendere verso la porta d'ingresso. Sentii bussare di nuovo 3 volte. Aprì la porta. E mi venne un colpo al cuore. La vidi lì, in quel momento, davanti alla tettoia, che mi stava guardando. Mia sorella Emma. Era tutta ferita. Pensai che fosse sopravvissuta all'incidente, ma non era possibile. Il cadavere l'avevamo sepolto noi. Avevamo anche fatto il funerale. Io sono Emma, io sono morta. Tu verrai con me. Vengono tutti con me. Chi è morto nella strada, vengono con me. Ma io non sono morto, le risposi. Lo sarei molto presto. Decisi di entrare sopra nella camera a letto. Decisi di telefonare alla polizia, ma loro non mi credettero. La stessa notte prendei la macchina e mi fermai in un'altra strada. Fu l'ultima volta che guidai. Un camion mi fece sorpassare fuori strada e morì anch'io sul colpo. Emma mi ritrovò e mi disse che alle 3:44 di ogni notte dovevamo tormentare delle persone che sarebbero morte in autostrada. Noi provavamo a prevedere il loro futuro. Eravamo intrappolati in quel loop e lo saremmo stati intrappolati in una vita eterna.